un pensiero particolare voglio lasciarvelo da parte di Salvatore. Carissimi tutti, ne approfitto di questa occasione per farmi sentire per una volta tra voi. Riconosco da sempre la vostra vicinanza e con questo voglio dirvi che sento in me una forza tale da potermi aiutare ad affrontare periodi duri che saremo costretti ancora a vivere. Ogni giorno che passa sento sempre il dovere di mantenere alto l'onore di un soldato italiano e della nostra nazione. Sono certo che nella nostra situazione qualsiasi soldato nel mondo e qualsiasi paese lotterebbe per far sì che vengano riconosciuti i diritti propri ed internazionali e nel nostro caso anche la propria innocenza. Spero di potervi incontrare tutti in un tempo non molto lontano. Salvatore, ancora una volta grazie a tutti per la vostra calorosa presenza. Un sentito abbraccio a voi. A tutti gli amici intervenuti a questa manifestazione, a nome di tutti i marinai d'Italia, alla cui onorata famiglia appartengono i fucilieri di Marina e in particolare oggi Massimiliano e Salvatore, a tutti voi grazie con tutto il cuore per essere stati vicini ai familiari dei nostri marò e alla famiglia della Marina. Viva San Marco! Rappresentante e Presidente nazionale dei Marinai d'Italia, tengo a sottolineare la grande pacificità e il grande sentimento che accompagna questa manifestazione. Noi abbiamo dimostrato a tutti come sono fatti i soldati d'Italia. La nostra manifestazione non è di protesta, i soldati non protestano, i soldati ubbidiscono agli ordini, così come Massimiliano e Salvatore hanno agito in perfetto ossequio degli ordini ricevuti dal legittimo governo italiano. Soldati, rivendichiamo questa lealtà alle istituzioni e pertanto oggi vogliamo dire a tutti coloro che hanno la responsabilità della cosa pubblica: coraggio, avanti con le iniziative. Non è possibile che due soldati d'Italia rimangano prigionieri di uno Stato che non ha nessun diritto di trattenerli. Massimiliano e Salvatore stanno dando un grandissimo esempio di come siamo fatti. Sono trattenuti, ma dimostrano una dignità, un coraggio ed un valore che sono degni dell'applauso del popolo italiano e non della dimenticanza. Noi continueremo come sempre ad obbedire alle sacre leggi della patria. Nessuno di noi può mai pensare di sindacarlo questo. Nessun alpino ha scelto di andare a morire nelle steppe della Russia. Nessun paracadutista ha scelto